Sono Marcello Trinchero e nonostante la quarantena sono felice di essere ospite di Contatto Culturale. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata. Quest'oggi siamo in compagnia di Marcello Trinchero. Ciao Marcello. Ciao a tutti, ciao. Marcello studia la tromba, è anche lui giovanissimo, classe 1995. Marcello però non studia la tromba normale che tutti conosciamo, giusto? Ma suoni qualcosa di particolare. E questo è il bello. Eh sì, è la tromba barocca. Ecco, io suono strumenti antichi, ho fatto un percorso che mi ha portato poi a scegliere come professione e poi quindi anche come percorso di studi, uno studio incentrato sulla musica antica suonata con gli strumenti originali, ecco. Quindi non è una tromba con i pistoni, come uno si può immaginare con i tre pistoni, la tromba classica che si vede nelle orchestre e che si vede nelle bande, ma è una tromba più lunga, è lunga all'incirca 2 metri, anche se logicamente non, cioè, è legata su se stessa, quindi fatta su con più giri, quindi sì, non è veramente lunga 2 metri da vedere, sì. Presenta dei fori, ecco, invece dei pistoni. Anche se la questione dei fori è una questione un po' dibattuta, perché storicamente queste trombe nel periodo barocco, quindi parliamo di un periodo che va dal 1600 al 1750, probabilmente non esistevano, anche se abbiamo alcune testimonianze, come quella di Marsenne nella Revue Universelle, che è una enciclopedia, dove appunto è attestato che fossero a conoscenza della possibilità di inserire uno o più fori, dice Marsenne, su una tromba. Quindi ecco, il fatto che poi non ci siano mai arrivati esemplari intatti con dei fori non significa che loro non conoscessero questa possibilità. Quindi okay, diciamo che la tromba barocca che suoniamo noi oggi è una tromba barocca rivisitata un po', ecco, alla moderna, però con nozioni che loro conoscevano, e questi fori servono per aggiustare un po' l'intonazione, ecco. Bello, molto interessante. Ecco, ma allora una domanda che mi sorge spontanea. Un ragazzo del 95, come gli è venuta questa passione così giovane per degli strumenti così particolari? Ce lo chiede anche mia mamma. No, è un discorso particolare in un certo verso, perché io ho iniziato a suonare la tromba molto giovane. A casa mia tutti suonano bene o male. C'è mio nonno che ha 91 anni e suona ancora adesso la tromba. Caspita. C'è mio fratello e mio padre che suonano il sassofono nella banda, quindi nessuno di loro ha poi scelto, anche se hanno e avrebbero le capacità di poterlo fare, un percorso accademico musicale, hanno scelto poi altri mestieri. Invece appunto io da piccolo ho iniziato a suonare la tromba moderna, perché volevo suonare lo strumento del nonno, a 5 anni, in prima elementare, e un collega di mio papà regalò a mio papà dei dischi, perché questo collega di mio papà è diplomato in organo. Ok. E mio papà appunto fa un altro mestiere, che non fa il musicista. Musicista. E in questi dischi c'erano dei brani con le trombe. Mi regalò un disco dell'Oratorio di Natale di Bach, che è un capolavoro, tra l'altro una versione fantastica diretta da Gardiner, e un disco di Kaufmann, cioè di Bach, eseguito dall'orchestra di Kaufmann, con la cantata 51, con una cantata per tromba. E su questi dischi appunto, soprattutto quello di Kaufmann, ho letto il nome di Cassone, che è un grandissimo trombettista, almeno io non sapevo chi fosse, però sì, si sentiva che suonavano bene. E io provavo con la mia tromba, anche se ero piccolo, a rifare quei pezzi, anche se erano eccessivamente difficili, però sentivo che c'era qualcosa di strano, che con la mia tromba moderna non riuscivo a rendere. E poi col tempo ho scoperto che quelle trombe che sentivo in quei dischi erano trombe naturali, quindi non erano le trombe, era una tromba nuova. Uh-huh. E che questo Cassone che leggevo in questi dischi, che poi ne ho comprati poi altri più avanti, sempre con questo nome Cassone, insegnava a 50 km da casa mia, in conservatorio. Allora è lì che ho capito poi tutto il trip che mi ha portato poi, appena dopo aver conseguito la maturità tecnica, sono perito chimico, okay, a frequentare appunto il conservatorio nella classe di tromba naturale. Quindi è un po' la quadratura del cerchio, che certo, ha preso quella piega lì, e quindi
ho avuto questa passione. Fantastico, fantastico. Ma adesso come ti trovi? Adesso che hai fatto questa scelta, adesso a trovarti a destreggiarti con questo strumento che chiaramente penso che non sia a livello di repertorio così facile come andare a trovare un brano per una tromba normale, diciamo così, una tromba classica. Sì e no. È particolare come discorso perché uno pensa appunto a questi strumenti che siano strumenti totalmente privi di repertorio, oppure alcuni, soprattutto chi è più difensore della modernità, cioè sono strumenti stonati, sì, un po' anche ragione. Però in realtà il repertorio esiste tantissimo anche, perché parliamo di uno strumento che si utilizzava da prima del 600, per testimonianze certe, e che è stato, diciamo, messo a dormire intorno agli anni 40 dell'Ottocento. Cioè, uno no, non lo sa magari, ma tutto periodo classico, quindi Mozart, Haydn, persino Beethoven, Sì. il periodo romantico, almeno i primi romantici, Mendelssohn, Schubert, utilizzano tutti ancora le trombe naturali, perché i pistoni sono un'invenzione del 1814. Quindi sembra pazzesco, ma c'è più repertorio per tromba naturale che per Che tromba per moderna. tromba moderna. In più ci sono anche testimonianze di connubio di entrambi gli strumenti, per esempio la Symphonie Fantastique di Berlioz Sì. ha quattro di tromba, di cui due sono trombe naturali e due sono cornette. Quindi abbiamo anche delle testimonianze di coesistenza in orchestra di entrambi gli strumenti, dove la tromba naturale faceva più le parti nel forte, riempiva, mentre le cornette fanno poi dei solettini magari più tecnici e nel piano. Quindi qui c'erano anche ruoli differenti. Però, per esempio, ci sono compositori semi sconosciuti come Torelli, che ha scritto più di 30-35 concerti per tromba nell'epoca barocca. Quindi il repertorio ce n'è tantissimo, ecco. Quindi è un po' una falsa idea, ecco, forse, ecco. Ok, ecco, allora facciamo una cosa, ascoltiamo un primo brano così che ci possiamo fare l'orecchio per capire anche questo timbro della tromba che tanto ti aveva stregato da piccolo. Cos'è che ci proponi come primo brano? Come primo brano potremmo partire con il primo brano, proprio anche in ordine cronologico di quelli che vorrei presentare oggi, che è questa sonata di Fantini. Chi è Fantini? Fantini è anche quello della famosa telefonata di Bonolis, quella, Sì. forse l'avete vista, quella che ha fatto tanto scalpore, anche se Bonolis sbaglia il nome, lo chiama, mi sembra Giacomo, invece si chiama Girolamo Giacomo, Fantini. esatto, sì. Quindi per questo non avrebbero, cioè, non avrebbero indovinato lo stesso, però non avrebbero neanche I indovinato famosi la fratelli cosa del nome. Capone. Ecco, esatto. E appunto la prima sonata che vorrei presentare è questa sonata di Fantini, che si chiama Sonata detta del Panicarola. Questa sonata è una sorta di danza ed è una delle prime testimonianze, insieme al trattato famosissimo di Fantini del 1638, nella quale abbiamo la prima testimonianza scritta a stampa di musica per tromba insieme a uno strumento che non sia un'altra tromba. Quindi in questo caso è tromba e organo, o noi sentiremo la versione con la tromba, il clavicembalo, una tiorba e un violoncello. Sì. Quindi questo cosa porta? Porta la tromba in una nuova dimensione, una dimensione legata finalmente alla musica vera, alla musica d'arte e non più alle fanfare di ensemble di trombe o gli squilli militareschi da suonare in ambito bellico. Ok, ascoltiamolo allora. Thank you.
Ecco, siamo oggi qui con Marcello Trinchero. Stiamo parlando di uno strumento molto affascinante, questa tromba antica, barocca, quindi diversa da quello che è la tromba che tutti conosciamo, che abbiamo visto nelle orchestre o quale solista. Come ti trovi adesso nella tua... Adesso stai ancora studiando, però nella tua carriera, come la vedi la tua carriera futura da solista, presumo, di suonatore di tromba barocca? Una domanda assai interessante perché vabbè, adesso teoricamente avrei avuto la laurea a luglio, salvo il coronavirus, quindi teoricamente Mannaggia. sei più di là che di qua in un certo verso. Certo. Comunque, appena finirò, comunque sto già tastando adesso com'è il terreno, l'idea del trombettista barocco o dello strumentista di musica antica in generale è un'idea in un'ottica totalmente da freelance. Non esiste il concetto, purtroppo, Sì. di orchestra stabile con audizione nella quale vinci il posto e suoni in orchestra. Poi comunque la musica per tromba, se non tanto la musica per tromba, la musica barocca, con le trombe, anche se musica orchestrale, è comunque musica solistica, dove le parti di tromba sono sempre molto scoperte, quindi comunque il repertorio anche non solistico è comunque solistico. Certo. Non esiste l'idea vera e propria della professione che non sia appunto quella da freelance, ecco. Non c'è il posto fisso, ecco. Se non c'è il posto fisso non è lo strumento adatto. Vedendo i grandi che ci sono adesso, tipo Gabriele Cassone, che è veramente uno dei trombettisti più grandi che ci sono sulla terra adesso, Sì. che comunque non dico che sia costretto, però comunque insegna, sì, in conservatorio perché uno così dovrebbe insegnare su Marte, però Certo. è obbligato a insegnare, quindi sicuramente l'attività a livello di stabilità di un trombettista barocco, almeno in Italia, ma anche non in Italia, deve essere legato sicuramente all'insegnamento e poi al mantenimento dei propri ruoli quando ti chiamano e fare sempre un buon lavoro sia a livello musicale che anche appunto trombettistico. Perché Sì. appunto non esistendo vere e proprie audizioni è difficile permeare per bene all'interno di questa rete parallela alla musica moderna, agli strumenti moderni. Certo. Quindi è tutto, io chiamo lui perché lo conosco, io chiamo lui perché comunque è bravo, quindi bisogna riuscire a mantenere, diciamo, sempre una buona immagine di se stessi, sia a livello dell'affidabilità che a livello poi anche della resa musicale. Quindi Certo. è un po' un labirinto interno che in cui bisogna districarsi, ma sicuramente io ce la metterò tutta per farcela. E noi ti auguriamo il meglio in questo. E allora facciamo così, aspettando quindi di capire quale sarà il tuo futuro in tempi chiaramente migliori, visto la situazione attuale in cui ci troviamo, proponici il secondo brano che ci hai presentato. Ma il secondo brano che vorrei presentare, appunto, è sempre tratto come tutti gli altri da uno dei miei concerti, ed è un'aria, tra l'altro molto pacifica in un certo senso, in tempo di minuetto, tratta dalla suite in re di Handel, che è un lavoro postumo alla musica, alla Water Music, ecco. Quindi, boh, vi auguro tanta serenità dopo questo periodo un po' complesso, ecco, con questa aria in forma di minuetto. Ascoltiamola.
Ecco Marcello, periodo non prettamente facile per tutti, ma anche per voi musicisti, come la state vivendo? Appunto, un po' anche per il discorso che ho fatto prima, non abbiamo una gran stabilità, ecco, a livello economico, perché sì, uno suona, perché comunque c'è un piacere personale, poi la musica è così bella che l'auguro veramente a tutti, però se non c'è poi un compenso, comunque non si vive, e quindi Certo. alla fine sembra brutto da dire, ma tutto deve essere poi pagato, anche perché se uno chiama l'idraulico a casa e gli fa una riparazione e poi lo devi pagare. Quindi anche i musicisti, meno male, vivono col pane e l'acqua come tutti gli altri. Quindi in questo periodo qua è veramente è difficile, perché io mi sono visto cancellare almeno 4-5 concerti, e Certo. comunque era almeno un mese di E stipendio, beh, un immaginiamo. mese e mezzo di stipendio come tanti altri, che invece magari appunto lavorano giustamente. Ma penso che sia una crisi che colpisce tutti e non solo i musicisti, quindi veramente è il momento di stringere un po' i denti e in un modo o nell'altro riusciremo a cavarcela. Certo, e noi stringiamo anche noi i denti e sicuramente l'augurio è quello che riusciamo tutti a superare questo momento. E nel frattempo però intanto ascoltiamoci un terzo brano che ci hai presentato, ci hai portato qui quest'oggi e lascio ancora a te di presentarlo. Questo brano è un brano molto particolare, e un brano è una cantata, quindi rispetto agli altri pezzi che abbiamo sentito prima, è un pezzo non più solo strumentale, ma un pezzo anche vocale. Questo brano è una cantata sacra, quindi c'è di mezzo la figura del divino, che in questo momento qua potrebbe anche Invochiamo, tornare utile. certo. È una cantata di un certo Liebhold. Non sappiamo assolutamente nulla di questo Liebhold, quindi una parte interessante di fare musica antica con strumenti antichi è che si ha a che fare con personalità che sono ormai scomparse, sicuramente perché sono state oscurate in un certo verso anche per fortuna dai grandi della musica, però appunto sono figure di grandissimo rilievo e che vanno assolutamente riscoperte, come anche i loro lavori. Quindi questa sicuramente è la prima assoluta di questa cantata, perché non credo che ce ne siano altre esecuzioni o che altre l'abbiano eseguita, a meno che sappia io. Quindi vi auguro un buon ascolto. Anche questa appunto è tratta da uno dei nostri concerti, un gruppo che abbiamo creato in conservatorio. E quindi appunto vi auguro un buon ascolto per questa cantata per tenore, tromba, due violini, serpentone, che è uno strumento molto particolare, e basso continuo. Oh.
Eccoci, abbiamo sentito questo bellissimo brano, questa bellissima cantata. Siamo qui con Marcello Trinchero e ci stiamo portando verso la conclusione di questa nostra puntata. Volevo parlare però con te ancora di una cosa. La tua, forse anche portata dal fatto di dover andare alla riscoperta di brani di questo repertorio non prettamente così semplice, magari anche da trovare, c'è questa tua anche parte di compositore e arrangiatore che sta venendo fuori in questi anni. Sì, sicuramente c'è una parte interessante anche in quell'aspetto lì, perché si impara tanto dai grandi maestri e anche se sono spesso dimenticati, ecco, si riesce comunque a trarre sempre qualcosa di veramente magnifico, soprattutto quando si maneggia del materiale totalmente vergine, perché comunque è inutile dirlo, ma quando si suona musica di gente molto famosa si è totalmente viziati dalle grandi esecuzioni dei grandi maestri, eccetera. Invece quando si ha per le mani qualcosa di nuovo, si è veramente, si entra in quella sorta di coscienza collettiva che usciva ad unire quei compositori di quel periodo e quindi si riesce anche a imparare molto e quindi quando poi capita di dover utilizzare quelle conoscenze per qualcosa di proprio, ecco, non dico che sia una marcia in più perché sarebbe un pochettino da idolatra, ecco, però Certo. trovo che sia sicuramente più, non dico più fondato sul proprio passato, ecco, ma un discorso un pochettino più denso, ecco, di conoscenze, anche di Sì. altri, ecco, perché Sì. alla fine non è che bisogna copiare, però più input si hanno, anche differenti, anche inusuali, e più Certo, si è più può nascere una influenzati, nuova idea, certo. ecco. Certo. Ecco, ottimo, ti ringraziamo molto Marcello per questa tua partecipazione, per queste tue bellissime parole. Abbiamo ancora un tuo brano che lasceremo alla chiusura di tutto come ultimo ricordo di questo appuntamento di quest'oggi. Che cos'è che ci fai sentire? Il primo movimento della sonata per tromba, archi e basso continuo di Telemann, questo movimento è un movimento solare, di gioia, ecco, e quindi appunto voglio salutarvi tutti e vi auguro di sentire tanta bellissima musica, e anche perché per quanto riguarda me, ma penso per chiunque, la musica è veramente una cosa che dà tanto, è una cosa che non solo dà, ma ogni tanto anche chiede qualcuno che abbia tempo e abbia disposizione anche di poter ascoltare, ecco. Quindi, appunto, vi auguro un buon ascolto con questo tempo, la quale agogica, cioè lo spirito, è spirituoso. Bueno, Telemann dice che questo pezzo è spirituoso, spero che vi faccia ridere. No, non fa ridere, però dico, vi metta di buon umore, ecco. Grazie, grazie mille Marcello. Ti salutiamo, ti ringraziamo ancora tantissimo per essere stato qui con noi. E allora noi ci godiamo questo ultimo brano con appunto Marcello Trinchero alla tromba antica barocca. Noi con questo ci congediamo, vi salutiamo e ci vediamo tutti domani. Ciao.